Quarta vittoria consecutiva per Modena nella quarta giornata della Superlega, una vittoria ancora una volta piuttosto semplice per gli uomini di Angelo Renzetti, che si trovano da ieri sera al comando della classifica in perfetta solitudine grazie alla sconfitta maturata a Forlì tra Ravenna e Macerata, che ha già effettuato il turno di riposo. Quindi la formazione emiliana infila il quarto sigillo, 12 punti in carniere, anche questa volta in un forum di Assago, casa temporanea della Revivere Milano. Non c'è stata partita contro la formazione gialloblu. Vedete qui un attacco addirittura di sinistra di Uroš Kovačević e la battuta di Brunigno, ancora una volta uno dei migliori. Attacco stellare per Modena contro la formazione neopromossa di Milano, che non potendo porre un grande risultato dal punto di vista tecnico, ha però sfoggiato un grande pubblico, oltre 4.400 persone al forum. Sono sicuramente un successo organizzativo per una squadra che sta muovendo i primi passi in massima serie proprio quest'anno e che ha l'obiettivo di consolidarsi stagione, dopo aver fatto appena un anno di A2 e aver acquistato il titolo da Vibo Valencia. Dicevamo, non c'è stata partita, 3-7 piuttosto netti, ha provato il Milano a cambiare qualcosa durante il corso del match, ma non c'è stato verso. Petric 16 punti e Veres 11 con 4 muri ciascuno hanno inchiodato le velleità dei milanesi. Vedete qui l'ultimo punto e la festa di Modena, 3-0. Nuova vittoria anche per la Sir Safety Perugia nel campo della Tonazzo Padova, un'altra squadra neopromossa. Fioccano i 3-0 in questo campionato, sono fino adesso la percentuale maggiore di risultati. Era in epoca di Rally Point System, non si erano mai viste tante vittorie così nette. La squadra di Perugia, che non aveva iniziato benissimo questa stagione, dopo la vittoria di Latina infila un altro netto successo e risale in classifica. Avete visto qui l'attacco da posto 4 di Goran Vujevic, ancora De Cecco per Atanasievic, la palla viene trattenuta dal muro patavino, ancora De Cecco per Atanasievic, ancora una bella difesa, Balaso, ancora palla per Orduna e il punto di Padova. Padova ci ha provato in tutte le maniere, soprattutto nel primo set, ma proprio un errore, quello che avete visto, ha consegnato nel primo e nel secondo set, ha consegnato la frazione alla formazione allenata da Nicola Gerbic al primo anno di panchina. Un attacco vincente dal centro di Simone Buti. Siamo sempre nel corso del secondo set, vedete che qui già Perugia ha guadagnato un break importante, poi c'è, come dicevamo prima, il ritorno di Padova che riesce in qualche maniera a rimanere in scia. Avete visto ancora l'intervento in maglia nera di Fanuli, il libero provvisorio, diciamo così, di Perugia, in quanto il titolare Andrea Giovi è infortunato da qualche giorno e probabilmente il tecnico serbo Gerbic cercherà di recuperarlo per l'importante match di Champions che inizia questa settimana contro l'Alkbank. 3-0. Partita più combattuta di tutto questo turno si è giocata a Molfetta fra la Latina, che vedete qui in questa maglia verde piuttosto sgargiante, un color inusitato, e vedete il tecnico proprio di Latina Blengini. Una partita a due volti. Nel primo set la squadra di Latina aveva vinto addirittura 25-8, non un record in quanto a punteggio, ma sicuramente una prestazione molto netta. Vedete qui il palleggiatore sottile, poi le cose sono cambiate e Molfetta è riuscita a rientrare in corsa, ha rimontato, è andato in vantaggio, poi si è arrivati a un tie break e proprio nel tie break c'è stata la riscossa finale della formazione allenata dal piemontese Chicco Blengini, proveniente dopo una stagione a Vibo Valencia. Ancora un attacco di Sasha Starovic, il bomber mancino della nazionale serba. L'ultimo punto e la vittoria di Latina, che si impone 3-2 a Molfetta.
Macerata, Ravenna, era una partita di cartello giocata al Palafiera davanti a davvero un buon pubblico, per il semplice motivo che Ravenna si presentava all'appuntamento addirittura a punteggio pieno in testa alla classifica, al contrario della formazione di Macerata che aveva già osservato il turno di riposo. Ma i campioni d'Italia di Alberto Giuliani hanno rimesso le cose a posto, per così dire, facendo valere il loro maggior tasso tecnico. Avete visto qualche istante fa un attacco al centro di Alessandro Fei, nuovo acquisto, eccolo qua, ancora a segno, nuovo acquisto di Macerata che per l'assenza di Podrascanin ha giocato titolare, per la verità molto bene, risultando uno dei migliori della truppa allenata da Giuliani. La Lube è squadra sicuramente più compatta, è sicuramente la squadra più forte di questo campionato, ha come obiettivo la Champions che inizia proprio questa settimana, ma anche come obiettivo di riconfermarsi campione d'Italia, successo che ha conquistato nettamente lo scorso anno battendo in finale Perugia. Qui vedete ancora un attacco al centro dell'altro serbo Stankovic, la palla danza sulla rete, punto di Ravenna, una partita piuttosto combattuta nelle fasi iniziali del set che però Macerata è riuscito a portare abbastanza facilmente con un 3-0. Uno dei due anticipi di sabato, l'altro era Piacenza che ha stravinto a Sansepolcro contro la squadra di Città di Castello Sansepolcro. Qui invece era l'anticipo serale di sabato, in quanto Trento è impegnata in Coppa CEV, e l'anticipo non ha riservato buone novità per la formazione di Radostin Stoichev, che è uscita sconfitta in maniera piuttosto netta dal Palo Olimpia di Verona, la squadra di Andrea Gianni. Reduce da una non buona partita a Piacenza, ha invece infilato un successo nettissimo e assolutamente meritato, in cui tutti i suoi uomini sono andati a segno. Buonissima la prova del regista Coscione, che è stato più volte complimentato dallo stesso allenatore, ex campione del mondo Andrea Gianni, ha dato a lui la palma di migliore in campo in questo anticipo che dicevamo è stato davvero un po' sorprendente nel risultato. Venono in un campo amico per la formazione di Trento, l'NGT targata quest'anno. Vedete qui però il muro di Padova su Martin Nemec, ha chiuso tutti i varchi, Trento non è più riuscita in qualche maniera a rientrare nel match, si è innervosita come ha raccontato il suo allenatore e poi forzando sempre di più i colpi. Grandissima qui la difesa di Pesaresi, libero di Verona, chiude con un attacco al centro, ancora Soleil, il centrale di Trento, ma qui c'è l'attacco vincente, 25-16, il terzo set.